Salve ragazzi e benvenuti! Nel video di oggi cercherò di rispondere alla fatidica domanda del mi conviene cominciare a giocare a Cyberpunk adesso con la 1.2? Siamo arrivati a un livello sufficiente per il quale io che ho comprato il gioco a dicembre e non l'ho manco spacchettato posso cominciare a giocarlo? Oppure io che ho sospeso di giocare perché era tutto sfasciato, non girava bene, adesso posso giocarci? Questa patch ha fissato abbastanza? Questa è una risposta quasi impossibile da dare, in realtà. Vi spiego bene. Partiamo dalla premessa. La premessa è che il codice di gioco di questo gioco è perso, come si suol dire a Catania. Cioè è incredibilmente instabile e a seconda di dove lo giocate potreste avere esperienze completamente diverse. Quindi di fatto, da quello che ho visto, perché io per la mia esperienza non ho avuto grossi problemi con questa patch, anzi la ritengo una patch decisamente migliore e migliorativa del gioco rispetto alle precedenti. Ma io gioco su PC e su un PC anche abbastanza buono. E quindi è difficile darvi un consiglio su questo. Ho visto un sacco di video, ho letto qualche articolo, soprattutto su console, e ci sono pareri molto discordanti. C'è chi dice che su console adesso gira meglio, c'è chi dice che gira peggio, c'è chi dice che ha trovato altri 200.000 bug, c'è chi gli è andata liscia, c'è chi lagga, c'è chi non lagga. È un casino. La verità è questa, mia verità, che se giocate su PC, tutto sommato, il gioco va abbastanza bene a livello di prestazioni e problematiche varie eventuali. Quindi se avete un PC anche di media fascia, quindi almeno una 1060, almeno un processore degli ultimi 3-4 anni, proprio perché il PC è flessibile, cioè voi potete comunque smanettare sulle opzioni, impostazioni, potete abbassare qua, alzare là, potete trovare lo sweet spot in cui il gioco vi gira bene, secondo me potete anche cominciare con questa patch, perché questa patch comunque ha migliorato varie cose. C'è anche un barlume di bilanciamento, mi spiego. C'è la questione della polizia, che vi invito a recuperare il mio video, che non l'hanno fissata, però diciamo che se non vi mettete di impegno a sfasciarla, tutto sommato funziona, o almeno la mia esperienza dopo un'ora a provarla è stata decente, però non è fissata. Comunque recuperatevi il video. Per quanto riguarda invece i fix delle mille quest, chiaramente sono insondabili, uno dovrebbe fare un intero playthrough per notare la differenza, quindi è impossibile da vedere. La guida invece è decisamente migliorata, questo è palese. In più dico qualche miglioramento di bilanciamento perché per esempio hanno nerfato i proiettili penetranti, quindi né col cecchino, né con il tech weapon full charged, né con l'arma di Silverhand adesso potete ammazzare le persone attraverso 560 muri. Non si può più fare, me ne sono accorto subito perché erano delle armi che usavo. Adesso queste penetrano, questi proiettili penetrano solo una superficie. E a volte i muri grossi neanche un muro. Quindi è decisamente più bilanciata. Il problema è che l'intelligenza artificiale è assolutamente come era prima, quindi sono dei deficienti i mob che ogni tanto si rincoglioniscono, quindi l'esperienza diciamo di shooting è un po' sporcata da questo, che non è particolarmente sfidante. Però il gioco in generale su PC l'ho trovato migliorato con questa patch. Il problema è sulle console. Non l'ho potuto provare di prima persona, ma guardandomi in giro e leggendo in giro mi sembra palese che le old gen, questo gioco non doveva manco uscire. Questo io onestamente lo pensavo anche prima dell'uscita, prima di tutto il bordello che accadde. Questo codice di gioco è instabile e su delle console che non ce la fanno proprio fisicamente a livello di hardware a tenerlo, può succedere la qualsiasi. E da quanto ho sentito anche su Stadia, non è che sta andando benissimo con questa patch, però quello è un altro paio di maniche. Quindi se lo avete su console, su gioco, old gen, no, cioè se volete un'esperienza decente, anche solo decente, quindi al netto dei bug, cioè di prestazione, insomma di avere una giocabilità un minimo fluida,
non ve lo giocate su console vecchie. Aspettate eventualmente di avere una console nuova ed aspettate la patch next gen, perché comunque ho visto in giro che anche nelle PS5, Xbox Series X, anche con questa patch, comunque il gioco è in porting della old gen, quindi ha un certo numero di problemi e di problematiche anche di prestazioni che non ve lo faranno mai godere al 100%. Quindi se siete su console, il mio consiglio spassionato è aspettare la patch next gen, quindi verso la fine dell'anno. Vorrà dire che saranno uscite anche tante altre patch, probabilmente il gioco sarà migliorato, e giocarlo su una comunque console di nuova generazione, quindi PS5 o Xbox Series X, cioè due console che sono potenti quanto un PC di media quasi alta fascia, quasi alta, perché diciamo che siamo intorno a come avere una 2070 più o meno come scheda video. E poi vabbè, il processore è difficile da paragonare perché sono proprio architetture diverse, però comunque sono delle macchine abbastanza potenti, e io sono abbastanza sicuro che con la patch next gen e altre patch sulle spalle tra 6-7 mesi su nuova generazione questo gioco girerà bene, abbastanza bene. Questo al netto dei bug che potrebbero o non potrebbero sempre esserci, ecco, dico una questione di prestazione, anche di colpo d'occhio, perché giocare con una vecchia console vuol dire giocare nel nulla. Io ho visto i gameplay, praticamente c'è la popolazione messa al minimo e voi girate che sembrate io sono leggenda, non c'è niente, cioè è una, vi butta fuori anche solo dalla immedesimazione in maniera incredibile. Girare una città come quella di Night City vuota, che cazzo di senso ha? Nessuno. Quindi la mia risposta è giocare adesso con la patch nuova solo su PC, e se ovviamente avete un PC medio fascia o in su, chiaramente questo è sarebbe da non dire, perché PC vuol dire tutto e niente, però ovviamente PC compatibile con un gioco molto pesante. Purtroppo, come detto, il gioco è problematico alla base e penso lo sarà sempre, perché col fatto che l'hanno rushato, sto codice è incasinatissimo, quindi le esperienze possono essere incredibilmente diverse da una persona all'altra. Vi ripeto, le mie 6 ore su PC sono andate tutte lisce, e quando ho voluto rompere il gioco, chiaramente l'ho rotto, perché non è che ci vuole molto a rompere questo gioco, però se giocate in maniera lineare su PC non dovreste avere grossissimi problemi, e comunque in generale le modifiche che hanno fatto, secondo me, lo fanno essere un prodotto migliore rispetto a quello che era uscito a dicembre. Questo è il mio contributo che posso darvi sulla patch 1.2. Vedremo in futuro come si evolverà la situazione. Lasciatemi un commento, ditemi un po' cosa ne pensate anche voi, e noi ci becchiamo prossimamente per altri video qua sul canale. Su Cyberpunk mi sa che per un po' non farò video, anche perché ne ho fatti tipo 5 di fila. Su altri argomenti sicuramente ci sarà tanto da parlare. In particolare, se vedete il video proprio oggi che lo faccio, cioè il 31, da domani si parlerà un po' di Outriders, perché parte Outriders, ok? Per il resto, statemi bene, una buona serata a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!